Benvenuta, bentornata, perché è stata già la nostra ospite, Vania Colasanti, che è una giornalista, scrittrice, autrice televisiva, lavora per Rai 3 e Rai Play e ha ideato e scritto un docu-crime, si chiama così, esatto, sì, che si intitola Ti ho visto negli occhi, che parla di una delle vicende di cronaca, insomma, più, che colpì di più, insomma, il rapimento bulgari Calissoni, il taglio dell'orecchio drammatico di quel ragazzo 17enne, ne parleremo, vedremo una spezzone. Intanto dove lo possiamo trovare? Su Rai Play dal 19, sempre di novembre, che è stato il giorno che ricorre il rapimento di Giorgio Calissoni e della madre Anna Bulgari, che furono rapiti appunto il 19 novembre, rilasciati la vigilia di Natale. Quindi è uscito proprio nel periodo della ricorrenza del sequestro ed è su Rai Play. Benissimo, vedremo qualcosa, ricorderemo anche questo episodio. Vania Colasanti, allora, ci fu un periodo nella storia italiana nel quale i sequestri di persona erano molto frequenti, sì, molto frequenti. E nel 1983 in particolare ci fu questo rapimento di Giorgio Calissoni e di... Della madre Anna Bulgari. Intanto vediamo proprio un pezzetto del vostro docu-crime, così si chiama, Ti ho visto negli occhi, il rapimento bulgari Calissoni. Bulgari Calissoni, si stanno vivendo momenti di grande attesa e di forte tensione. Si spera infatti che Anna Bulgari e il figlio Giorgio, in mano ai banditi, possano essere rilasciati da un momento all'altro. E purtroppo... Ecco, questo è il ricordo dei due protagonisti, esatto, di questa storia. Una vicenda, questa è il taglio d'orecchio, che inorridì tutto il paese, no? Certo, perché si intitola Ti ho visto negli occhi, per la regia di Andrea Menghini, perché Giorgio Calissoni da una fessura della benda riuscì a vedere il capobanda che si faceva chiamare Riccardo, e poi una volta arrestato riuscì, diciamo, a identificarlo. E, diciamo, la cosa che mi fa piacere ricordare è che è un lavoro dedicato ad Anna Bulgari, una donna straordinaria, ed è una storia d'amore nel dramma, perché è una madre che deve farsi forte per il figlio, sostenere il figlio, e un figlio che deve sostenere la madre anche nel momento in cui gli tagliano l'orecchio. E Giorgio in quei momenti drammatici non riuscì a non urlare per non straziare ulteriormente la madre, e la madre, quando poi alla fine, che tra l'altro era incatenata, bendata, quando si accorse che a un certo punto il figlio si era addormentato nella notte di questa tragedia, si strappò i capelli e non urlò per non addolorare il figlio. E c'è una cosa che è molto commovente, c'è una foto che poi si vede nel documentario, che è quella del sequestro che gli scattarono i banditi per mandarla poi ai giornali, ai familiari, e lei indossa un foulard. Questo foulard lei lo pretese perché ce l'aveva, era stata rapita, i banditi avevano la borsa che aveva con sé quella sera del rapimento, e lei chiese di indossare il foulard per non addolorare i familiari nel vedere lei con i capelli strappati. E quindi è una storia veramente commovente, dove il figlio tende a non addolorare la madre sostiene il figlio. È stata una donna fortissima, quindi sono contenta. Perché che lei sia è indicata. Morta, no? Lei è morta recentemente. E quindi... Alla fine fu pagato un sequestro, un sì, riscatto, 4 miliardi, no? Di 4 di miliardi, che è un'enorme cifra per l'epoca, e i rapitori sardi furono poi... Sì, diciamo che l'unico a essere stato condannato fu il capobanda Riccardo, Claudio Cadinu, perché appunto Giorgio era riuscito a riconoscerlo. E poi erano stati, diciamo, questi tre banditi, erano veramente stati oltremodo spietati, nel senso che per esempio strapparono di dosso il cappotto ad Anna Bulgari perché uno dei banditi aveva freddo. Lei chiese una pietra, chiese un cuscino, le portarono, cioè un cuscino, chiese qualcosa per mettersi sotto la testa, perché sono stati tenuti in una tenda nei boschi di Colleferro, e il bandito le portò una pietra, diciamo. No, non furono portati in Sardegna, no? No, 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 furono, i banditi erano sardi, sì, ma... Sì, ma... E poi la,
la cosa commovente è che questa donna comunque teneva testa ai banditi, perché poi quando tagliarono l'orecchio al figlio disse, appunto, si preoccupò che gli venisse somministrato, non so, un antibiotico, e dice: adesso però ridatemi il mio cappotto. Cioè, una donna che poi anche si attaccava alla cultura nei momenti, alla religione, alla fede, ma anche molto alla cultura, e questo viene molto fuori da questo documentario, che è una produzione interna Rai Play. Sì, ne approfittiamo per dire, insomma, per ricordare l'importanza, la bellezza di Rai Play, dove ci si possono trovare prodotti esclusivi come questo, ma insomma si può andare, certo, a pescare. E poi tutti i contenuti Rai, no? Le norme. Ma è un po' una macchina del tempo, perché c'è poi il passato, il presente. A proposito, abbiamo rivisto una Mariolina Sattanini. Esatto. Quando era ancora il TG regionale del Lazio. Sì, e c'è tantissimo repertorio dell'epoca, e questa è una cosa molto bella, perché l'abbiamo costruito con il repertorio delle teche, e è venuto fuori quasi fosse un recupero archeologico. No, infatti era molto avvincente già quell'estratto che abbiamo visto. Maurizio, volevo chiedere a Vania, per la stagione che è nata negli anni 80, insomma, la generazione che è nata in quel periodo, questi sono casi di cronaca poco conosciuti. Certo. Devo dire, io stessa non ne conoscevo tutti gli aspetti così interessanti, lo andrò a guardare. Come avete fatto, diciamo, come l'avete costruito? Perché avete utilizzato immagini dell'epoca, però interviste più recenti? Sì, la cosa interessante, anche un po' per conquistare questo pubblico giovane, certo, che segue Rai Play, certo, no? Certo, clicca, assolutamente. Tra l'altro abbiamo trovato in maniera quasi, dicevo, come fosse un lavoro archeologico, dalle teche Rai, il grezzo, che per gli addetti ai lavori è, diciamo, sono quelle immagini che non vengono utilizzate nei servizi, e quindi abbiamo trovato una miniera, è veramente stata una, e lo stesso Giorgio Calissoni si è emozionato nel rivedere giovane, nel rivedere la madre giovane all'epoca, nello scoprire che durante la messa del Papa, quando furono liberati, venne data la notizia durante la messa. Quindi, ecco, vedere che la RAI nelle teche ha questo patrimonio incredibile, e quindi, ecco, è stato un lavoro che ha appassionato tutti, e io ringrazio anche la direttrice Elena Capparelli, che ha fortemente creduto in questo lavoro. Va bene, andatelo a vedere, merita, su Rai Play.